Abbiamo trovato davanti una squadra che praticamente si è difesa in 11 tutta la partita. Di conseguenza non era facile trovare spazi e soprattutto non era facile riacciuffare il risultato. Ma sì, sicuramente il 3-5-2 ci ha fatto, si sono andati a prendere un po' meglio, perché avevamo perso un po' di distanze nel primo tempo. E personalmente io cerco di adattarmi a ogni modulo, nel senso non ti saprei dire se mi trovo meglio con uno o con l'altro, ci sono partite e partite. E oggi sicuramente nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. E il rigore sì, ero il disegnato fin dall'inizio, sì. Ci possono essere tanti fattori. Il primo è comunque che la terza partita in una settimana e quindi forse siamo arrivati alla fine un po' sulle gambe. Comunque è stata una partita molto dispendiosa, soprattutto a centrocampo, e quindi di conseguenza forse l'unica cosa è quella. Del primo tempo non penso sia da buttare completamente. È chiaro che non ci aspettavamo forse una partita del genere e abbiamo trovato qualche difficoltà, sì. E ci sono stati dei pareggi che potevano essere vittorie, e noi però bisogna cercare di prendere spunto, di migliorare le cose che ci sono da migliorare in un percorso comunque, in un percorso. Quindi sì, è vero che magari ci sono stati magari dei punti persi, però teniamoci stretta questa cosa che siamo una squadra difficile da battere e quindi solida. Flessione io. Ripeto, magari forse solo sul piano fisico, ma penso sia anche una cosa abbastanza normale. Quando vai a giocare tre partite ravvicinate, ma poi tre partite che sono Bari, Foggia e Monopoli, sono comunque molto dispendiose. E quindi su quello ti posso dare ragione, però non credo ci sia da allarmarsi, insomma. E siamo delusi perché volevamo vincere, come hai detto te, la conferma di essere ritornati quelli d'inizio campionato. Però, ripeto, non ci vedo da farci, insomma, un rammarico eccessivo, insomma. Bisogna Sì, pensare fare già alla due partita fai. di domenica.